I linfomi sono un tumore del tessuto linfatico molto relativamente frequente, ma che sta aumentando in questi anni, quindi una patologia importante. All'ultimo congresso si è cercato di focalizzarsi su un gruppo di pazienti che non riescono ancora a raggiungere una cura, una guarigione della loro malattia, che non sono per fortuna più la maggioranza, perché ormai la maggioranza di questi pazienti guarisce da questa patologia con i farmaci tradizionali. Abbiamo focalizzato la discussione sull'uso di nuovi anticorpi contro la cellula linfomatosa, cioè contro la cellula tumorale, rispetto a quello tradizionale che abbiamo impiegato negli ultimi 10 anni, che si chiama Rituxim, invece è sicuramente uno sviluppo di nuove molecole, di nuovi farmaci che possono essere associati alla tradizionale chimioterapia proprio per superare queste scogli difficili in alcuni pazienti che non rispondono, che ricadono rapidamente dopo il primo tipo di terapia. Tra questi abbiamo degli anticorpi nuovi come il GA101, abbiamo dei nuovi farmaci come il bortezomib e l'enalidomide che si stanno dimostrando efficaci se associati a nuovi o più vecchi schemi di chimioterapia. La discussione è molto ampia e io penso che le possibilità di sviluppo futuro della ricerca clinica su linfomi permetteranno un ulteriore passo avanti nella cura dei pazienti affetti da linfoma. Sicuramente non sempre e non tutti gli anni possiamo pensare di avere delle novità stratosferiche, come poteva essere ad esempio 10 anni fa, quando abbiamo avuto l'evento del Rituxim, il primo anticorpo contro le cellule linfatiche. Tuttavia i progressi che si vedono anno dopo anno con questi farmaci cosiddetti intelligenti, che cercano di mirare al bersaglio tumorale, ci permetteranno e ci stanno permettendo di vedere un futuro per i nostri pazienti libero dalla chimioterapia. Questo non è ancora al giorno d'oggi possibile, ma sicuramente è la strada che stiamo percorrendo in modo da avere nell'arco dei prossimi 5, 6, 10 anni, vedremo a seconda della velocità della nostra ricerca, la possibilità di agire con queste nuove molecole che vanno ad agire selettivamente sulla cellula tumorale e quindi risparmiando tutti gli altri organi e tessuti dell'organismo e quindi con una terapia più mirata e potenzialmente meno tossica della vecchia tradizionale chimioterapia. Molecole e nuovi farmaci per alcune forme di leucemie, le leucemie acute mieloidi dell'adulto, per le quali le nostre risorse sono limitate. Ci sono degli studi in corso che lasciano intravedere che a breve potremmo disporre di farmaci, di strategie terapeutiche più efficaci. Nei linfomi, consolidamento di quanto già emerso negli ultimi anni sul ruolo straordinario dell'associazione tra chemioterapie e immunoterapie, utilizzando cioè insieme alle chemioterapie tradizionali che tutti conoscono, gli anticorpi monoclonali che riescono a potenziare l'attività distruttiva nei confronti delle cellule. Questi risultati stanno dimostrando come le prospettive, soprattutto per certi tipi di linfomi, soprattutto i linfomi aggressivi, di guarigione, siano in continuo aumento, arrivando oramai oltre il 60%.
patologia nella quale, o per la quale tutti i pazienti morivano un tempo, in un arco di tempo relativamente breve. E per quanto riguarda poi un'altra forma di leucemia, che una volta inesorabilmente portava a morte tutte le persone che ne erano affette, la leucemia mieloide cronica, il consolidamento dell'uso di nuove e più efficaci terapie intelligenti, i cosiddetti inibitori tirosinchinasici, che consentono oggi di mantenere in vita, potenzialmente guariti, comunque vivi e sani, i pazienti che sono affetti da questa malattia. È diventata una specie di forma cronica, cronicizzata, nel senso che uno ci convive e forse potrà anche, ma questo non lo sappiamo ancora, sospendere definitivamente il trattamento. Cioè significa che oggi questi pazienti con queste strategie terapeutiche possono aspirare a diventare vecchi. Il futuro è usare sempre meno il nostro metodo piuttosto aggressivo che abbiamo utilizzato fin qui e che ci ha dato anche molte soddisfazioni, cioè la chemioterapia, per passare all'uso più sistematico e nel maggior numero possibile di patologie dei farmaci cosiddetti intelligenti. Però per costruire un farmaco intelligente bisogna capire meglio, e la ricerca sta andando velocissimamente avanti in questo settore e molti dati sono stati portati anche al recente ASCIA, la ricerca deve dimostrarci, evidenziare quali sono i punti deboli delle cellule, quali sono i meccanismi che possono essere bloccati, che portano alla cellula a crescere in modo incontrollato. Il laboratorio di ricerca Lilly e la Fondazione per la ricerca del diabete giovanile hanno stipulato un accordo per cui nei prossimi 3 anni in un laboratorio a Ginevra diretto dal professor Herrera verrà portata avanti una serie di studi essenzialmente fondati sulla valutazione di nuove frontiere e di ricerca nell'ambito della cosiddetta medicina rigenerativa. Che cos'è la medicina rigenerativa? La medicina rigenerativa è, diciamo nuovamente, una nuova frontiera della scienza medica che ha essenzialmente l'obiettivo di andare a verificare la possibilità di far rigenerare i tessuti per poter poi applicare queste conoscenze a patologie croniche come per esempio il diabete o in futuro anche le patologie neurodegenerative. Abbiamo già degli esempi molto concreti di applicazione pratica di questa medicina rigenerativa. Se pensiamo alle ustioni, nel caso di ustioni molto, molto estese, adesso è possibile innestare epidermide sui pazienti che hanno subito appunto questa ustione, che è stata precedentemente rigenerata in vitro. Invece nel caso del diabete in che cosa consisterebbe? Allora, parliamo di diabete giovanile, quindi essenzialmente di diabete di tipo 1. Diabete tipo 1 è una patologia nella quale la cellula all'interno del pancreas, deputata alla produzione di insulina, non ha più la capacità di produrre l'insulina perché è andata incontro a processi di distruzione. La rigenerazione può avvenire in due modi.
Il primo modo è cercare di intervenire sulle cellule pancreatiche superstiti per poter rigenerare stesse beta cellule, che sono appunto le cellule specifiche. In un altro caso invece, ed è l'obiettivo che si pone proprio questo accordo di ricerca, la rigenerazione parte dalla differenziazione di altre cellule pancreatiche. Detto in un modo più semplice, ci sono due tipologie di cellule, le cellule alfa e le cellule beta. Le cellule beta producono l'insulina. L'obiettivo di questo progetto è quello di portare le cellule alfa a diventare capaci di produrre insulina una volta trasformatesi in cellule beta. Dalla prima intuizione a che questa intuizione possa divenire uno strumento terapeutico a disposizione dei medici, dobbiamo tararci su questi orizzonti temporali, 7-14 anni.